Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi riprendiamo con i video, viste le grandi richieste, per un periodo mi sono fermata, ma eccomi qui a ricominciare. Allora, oggi prepareremo insieme una delle ricette più cliccate sul mio blog. Sto parlando del ciambellone al cioccolato. Un ciambellone alto, sofficissimo e golosissimo. Quindi vediamo gli ingredienti e andiamolo a preparare insieme. Gli ingredienti che utilizzeremo sono 3 uova, 150 g di zucchero, 200 g di farina, 80 g di fecola, 140 g di latte, 140 g di olio, 200 g di cioccolato fondente precedentemente sciolto a bagnomaria, 20 g di cacao amaro, una bustina di lievito, un pizzico di sale e un nuovo ingrediente che aggiungerò proprio oggi e lo aggiungerò anche alla ricetta, consigliato da una di voi che mi ha suggerito di aggiungere appunto della buccia grattugiata di agrume per profumare ancora di più questa deliziosa ciambella. Andiamo a preparare. Allora, cominciamo subito unendo la buccia d'arancia, la scorza d'arancia, allo zucchero. Mescoliamola in modo che aderisca e profumi lo zucchero, poi versiamola all'interno della planetaria o della ciotola, aggiungiamo le uova, montiamo il gancio a frusta e cominciamo a montare. Quindi montiamo uova e zucchero fino a quando risulteranno spumose e ben gonfie, diventando più chiare. Nel frattempo misceliamo la farina, la fecola di patate, il cacao, il lievito e il pizzico di sale, tutti all'interno della stessa ciotola. Una volta che le uova e lo zucchero saranno montate, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Faccio vedere, sono come vedete chiare e spumose. Andiamo ad aggiungere alternati il latte, l'olio e le polveri. E alla fine uniamo il cioccolato fuso. Allora, ecco qui il risultato. L'impasto è cremoso, denso al punto giusto e non vi dico che odore. Dopo aver infarinato e imburrato lo stampo, il mio è 22 larghezza, 20 base, andiamo a versare il nostro, ecco il forno è pronto, andiamo a versare il nostro impasto all'interno. Ricordate che è un impasto al cioccolato, quindi state attenti, soprattutto la prima volta che lo cuocete, a controllare bene, perché alle volte la cottura del forno, essendo scuro, inganna. Quindi mi raccomando, in base al vostro forno, utilizzate sempre le mie indicazioni per quanto riguarda la temperatura, però la prima volta controllatelo. Quindi battiamo il nostro stampo per fare salire a galla eventuali bolle d'aria
Quindi andiamo a cuocere a 170 gradi forno statico o 160 forno ventilato per circa 50 minuti. Ricordate di mettere un foglio di stagnola dopo i primi 30 minuti di cottura nella parte superiore della ciambella per evitare che appunto si bruci. Essendo un impasto al cioccolato, vi ripeto, è difficile individuare il punto di cottura giusta, quindi dovrete fare delle prove. Intanto seguite le mie indicazioni come inizio, poi piano piano man mano scrivete i vostri tempi, i tempi del vostro forno. Per me questi sono quelli ideali. Quindi ci rivediamo appena il dolce è sfornato. Ecco qui la mia ciambella al cioccolato, a dopo. Andiamo a sfornare la nostra ciambella. Eccola qui. Aspettiamo un paio di minuti il tempo che si raffreddi e poi la sforniamo. Eccoci qui. Mamma mia che profumo, ragazzi! Altissima, come vedete, soffisissima e profumatissima. Quindi io vi aspetto alla prossima ricetta, sperando che questa vi sia piaciuta. E adesso metterò un po' di zucchero a velo e domani faremo colazione. Grazie a tutti per avermi seguito e alla prossima ricetta, anzi, alla prossima mia lezione. Ciao ciao!